In questo video vedremo tre cose sulle quali Facebook può essere assolutamente utile. Tre cose pratiche, tre iniziative che probabilmente non avete preso in considerazione. In più, un bonus alla fine, per chi arriva alla fine del video, su come utilizzare e creare un calendario editoriale realmente efficace. Quindi un piano di azione e di contenuti che possa portare la vostra cantina a raggiungere i vostri obiettivi anche con azioni digitali. Partiamo analizzando alcuni concetti. Su che cosa è stato Facebook e cos'è oggi Facebook. Facebook negli ultimi 10 anni è probabilmente lo strumento che più di tutti ha rivoluzionato le abitudini delle persone, probabilmente anche di noi stessi. Facebook nasce però con una delle più grandi favole che sono state dette nell'ultimo decennio. Infatti, nel momento in cui vi siete iscritti, non so se te lo ricordi, c'era scritto che è gratis e lo sarà per sempre. Su questa frase, devo dire di un fantastico copy, ma anche perché sono proprio bravi quelli di Facebook a invogliarci a fare determinate azioni, ma azioni che vuole la piattaforma, non quelle che vogliamo noi, è stato creato probabilmente nella nostra mente una serie di percezioni che non stanno aiutando però l'imprenditore, l'azienda vitivinicola. Perché per fare business, per utilizzare questo strumento in ottica e confini di business, non è gratis. Facebook non è gratis. Perché in questo video le tre iniziative che vi racconterò sono sulla pagina Facebook, lo strumento principale per ogni azienda e quindi anche per la tua cantina nel momento in cui si vuole fare business. È diverso creare Facebook sul proprio profilo personale, quindi in ottica di personal branding, magari ne parleremo in un altro video, e utilizzare Facebook con la sua pagina e con i suoi strumenti in ottica di business. Facebook però non deve essere la priorità nel vostro progetto digitale. Spesso mi chiamano perché vogliono iniziare con un'attività di social media marketing. Ma già nella ADMI di Contesti Divini, per esempio, Facebook, lo metto nel modulo dell'imbottigliamento. E su questa cosa dovrebbe farti riflettere. L'imbottigliamento non arriva prima della vendemmia. Prima della pigiatura, prima della fermentazione, del lavoro in vigna, arriva dopo. Facebook, in ottica di priorità nel momento in cui dovete sistemare la vostra presenza digitale e creare delle attività digitali efficaci, non deve essere la priorità. Certo, è diverso iniziare a utilizzare Facebook in ottica di business, dove non è la priorità, se prima non abbiamo creato un piano digitale, non abbiamo capito bene quali risorse abbiamo a disposizione, che tipo di contenuti dovremmo andare a creare. È diverso iniziare a utilizzare Facebook e configurarlo in modo corretto. Quindi mettere una buona copertina, la giusta immagine profilo, i post che sono presenti vi rappresentano, curare tutte le informazioni della pagina perché le persone vanno a vedere quelle tab delle informazioni. Indirizzo, il numero di telefono, gli orari, quali servizi offrite, la storia, tutte cose e attività che potete fare gratuitamente. Ma questo non vuol dire utilizzare Facebook in ottica di business. E soprattutto configurarlo in modo corretto vuol dire anche abbinare un account pubblicitario che ci permetterà di avere il pixel. Senza pixel non solo non vi serve a nulla Facebook, ma state anche giocando con questo strumento. Quindi il contesto è: Facebook ha rivoluzionato le abitudini delle persone, probabilmente lo strumento più importante in questo ambito di rivoluzione che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in ambito digitale. Non è gratis, nonostante sia partito con questa premessa e promessa, soprattutto se vogliamo fare bene. Chiariti questi concetti, andiamo a vedere i tre esempi pratici. Primo, immaginiamo che sei un produttore e fai tutto, dal lavoro in vigna alla vendemmia, alle attività commerciali, a portare il vino ai ristoratori. Ma nonostante i tuoi grossissimi sforzi, non tutto il tuo target, qual vuoi vendere il tuo vino, quindi immaginiamoci che tu voglia vendere il tuo vino ai ristoratori, non ti conoscono tutti. Quindi possiamo pensare che il target che lavora nell'Horeca, per esempio, nella grande distribuzione, oppure ha dei nuovi agenti da non sottovalutare, perché la gente ha dei profili digitali e ne beneficia di attività digitali del produttore fatte bene perché aiuta anche lui a vendere di più, oppure perché vuoi farti conoscere al consumatore finale. Questi tre target qui. E a uno di questi tre target non sei arrivato a tutti nonostante i tuoi sforzi. Bene, allora si può decidere che nei prossimi 3 mesi un 50% in più di un determinato target, mettiamo il ristoratore di una determinata zona. Vuoi che ti inizino a scoprire? Vuoi che inizino a conoscerti? Beh, se non ti scoprono, non possono conoscerti. Equazione semplicissima, ma altrettanto reale. E se non ti scoprono e non ti conoscono,
non possono prenderti in considerazione. Quindi qual è l'attività che possiamo fare con Facebook? Preparare dei piani di contenuti efficaci per quel tipo di target per far sì che queste persone inizino a prenderci in considerazione, quindi iniziano ad interagire con noi, iniziano a coinvolgersi anche tramite i nostri contenuti, quindi quell'engagement famoso, quando vi parlano di engagement è questo. Le persone alla quale avevate pensato iniziano a interagire con voi, quindi non solo vi hanno scoperto, vi stanno iniziando a conoscere, iniziano a fare i primi apprezzamenti, come? Con dei like, con dei commenti, con delle condivisioni, facendovi delle domande. Ah, con questo obiettivo Facebook è utilissimo. Certo, non basta da solo, non funziona da solo, poi comunque deve essere portata avanti la vostra attività che fate quotidianamente, ma questo vi accelera e vi aiuta e vi rende più efficace tutta l'attività che state facendo quotidianamente. Quindi immaginare un target, preparare dei contenuti per quel tipo di target, darsi un periodo di tempo sul quale si verificherà questa attività, perché tutto su internet deve essere verificato e misurato in funzione dell'obiettivo al quale avevate pensato, vedere se siete riusciti a creare le giuste condizioni per far sì che anche la vostra attività in funzione di quel target sia realmente più efficace. Questo è un esempio pratico su quale Facebook può funzionare. Quindi immaginarsi un giusto target e dei giusti contenuti che inizino a non solo scoprirvi, ma anche a conoscervi, a prendervi maggiormente in considerazione, a dare degli apprezzamenti maggiori. Un secondo esempio molto pratico è non il target, ma una zona. Dedicarsi a una zona. Cantina e territorio sono uniti da una simbiosi e da un legame indissolubile. Non si può parlare di un vino senza nominare il proprio territorio. È impossibile. O comunque se non si sta facendo bene il lavoro di contenuto, di racconto. Ma sono certo che questo lo sai, perché anche quando racconterai il tuo vino, una fiera, un evento, partirai senz'altro anche raccontando le specifiche del tuo territorio, dove viene coltivata la vigna. Territorio vuol dire un luogo, vuol dire delle persone che vivono quel luogo oltre a te e la tua vigna. Quelle persone possono essere i tuoi primi ambasciatori nel mondo, i tuoi primi ambasciatori anche a livello digitale. Cura e racconta a livello digitale le caratteristiche del tuo territorio, cercando di colpire le persone con gli apprezzamenti maggiori del proprio comune, del proprio luogo, del proprio paese, per far sì che le persone che vivono vicine a te possano condividere con entusiasmo anche a livello digitale i tuoi contenuti. Probabilmente già lo stai facendo sponsorizzando azioni territoriali, feste, sagre di paese, hai partecipato sicuramente come vigna, se un po' che esiste il tuo comune, a tantissime iniziative e sei probabilmente un valore aggiunto del comune in cui lavori. Porta questa attività che già è reale anche a livello digitale. Ne avrai solo che da guadagnare. Quindi cura il tuo local a livello digitale, anche e soprattutto con Facebook, perché le persone che vivono lì vicino a te avranno voglia di condividere ed entusiasmarsi grazie ai tuoi contenuti, ancora di più essere fieri del proprio posto in cui vivono, in cui sono nati, in cui sono cresciuti e che magari è anche apprezzato nel resto d'Italia e del mondo anche grazie ai tuoi vini. Creerai degli ambasciatori che parleranno della tua zona e quindi del tuo vino. Quante volte infatti capita quando si va in giro, in vacanza, si incontrano le persone, che ogni persona ha il suo vino da raccontare, ha il suo vignaiolo da presentare, ah nel mio paese c'è questo, ah vicino a me ci sono questi, e lo raccontano con entusiasmo. Questa attività qua non deve perdersi, deve essere alimentato questo passaparola, e lo puoi fare anche grazie a Facebook, soprattutto se un determinato target in questa zona corrisponde a una determinata età, a una fascia d'età, perché comunque Facebook è molto efficace su una ben determinata fascia d'età. Su quale? Beh, attraverso gli strumenti di Facebook puoi comunque validare e verificare sempre quante sono le persone che esistono intorno a te, 20, 25, 10, 5 chilometri vicino a te, perché Facebook, una delle sue grandi potenzialità è quello di essere geolocalizzato, perché conosce da dove le persone si connettono e riesce a incrociare i dati in modo perfetto. Terzo esempio pratico è, ok Christian, bellissime le prime due attività, ma io voglio anche vendere vino. Ma su Facebook non puoi vendere vino, non puoi farla la transazione, non puoi vendere alcolici. Io per vendere intendo quando c'è una transazione. Ecco, ad oggi su Facebook non puoi avere una transazione monetaria, non puoi vendere alcolici. Quindi finché è così, su Facebook non puoi vendere vino. Ma qual è l'azione che più si avvicina alla vendita che puoi, sulla quale puoi utilizzare Facebook? Dai valore alle tue iniziative.
Fai sì che le tue iniziative vengano amplificate grazie a questo potentissimo strumento. Ok, nei tecnicismi vorrebbe dire iniziare a ragionare sul remarketing, ma non solo. Ogni volta che vai a un evento, inizia a studiare all'interno del tuo piano digitale, tanto lo sai prima quando vai in evento, mettilo all'interno del tuo piano digitale che in quel mese lì parteciperai a quell'evento. Beh, lasciati raccontare un attimino in che contesto oggi viviamo. Chiariamo un concetto in più ulteriormente. Oggi le persone vivono in simbiosi con il digital. Sempre più si parla di physical, di digital, perché digitale e vita reale ormai sono unite grazie allo strumento sulla quale noi viviamo quotidianamente del cellulare. Sono tutte le cose, sono tutte a distanza di tap, di click. Quindi quante sono quelle attività che puoi fare nel momento in cui vai a un evento? Ma io sto già spendendo per quella fiera. Ok, ma non basta più esserci. Non è più così efficace perché ce ne sono tantissime. Puoi renderla ancora maggiormente efficace. Geolocalizzando un contenuto per tutti quelli che in quei giorni, nel momento della fiera, si trovano lì vicino, anche semplicemente a 2 chilometri, o che magari hanno degli interessi. Non limitarti a fare il post la settimana della fiera, la stories del giorno della fiera, il post successivo. Benissimo che ci siano, ma puoi fare molto di più. Puoi creare dei contenuti sul tuo blog, altri blog che parlano di vino, piuttosto dove il tuo target legge, piuttosto di qualche influencer, di qualche altro giornale online da rimandare a tutte le persone che navigano intorno al luogo della fiera. Ti darà maggiormente forza. Amplificare la presenza nel momento in cui stai vivendo l'evento ti porterà dei benefici inaspettati. Provaci, perché non solo ci sarai fisicamente, ma ti troveranno anche digitalmente e avranno voglia ancora di più di interagire con te, di apprezzarti, di mostrare ancora di più valore e riconoscenza per quello che stai facendo. Dai valore alle tue iniziative su ogni tipo di evento. Le iniziative possono essere anche non solo gli eventi, ma anche il lancio di nuove referenze. Dai valore attraverso Facebook a queste iniziative. È una delle tre attività che ti consiglio di iniziare a prendere in considerazione. Se sei arrivato fin qui, ti avevo promesso un bonus su come creare un calendario editoriale efficace. Prima di tutto devo dirti che Facebook non è gratis, no? Hai capito? Facebook, la pagina Facebook per iniziative di business, non è uno strumento gratuito. Quindi pensare a un calendario editoriale fighissimo, senza aver prima chiaro quant'è quella che io chiamo la spesa di carte di credito, quindi il budget che potrei mettere a disposizione, è inutile. Perché a tot di contenuti deve essere chiaro, a tot periodo, qual è il budget che c'è a disposizione. Perché oggi la sponsorizzazione su Facebook sta diventando un lavoro sempre più professionalmente complicato. Ci sono tantissime cose da dover mettere in campo. Non basta sponsorizzare, metti in evidenza il post e raggiungere 20.000 persone in più. Ma quali? Sì, ho messo qualche dettaglio che pensavo potesse andare bene. Quell'attività lì è un'attività che fa bene a Facebook, che non fa bene a te, perché stai inseguendo gli obiettivi di Facebook, non i tuoi. Un calendario editoriale oggi deve essere accompagnato a un budget, perché attraverso il business manager le integrazioni e il livello di sponsorizzazione sono tantissime. L'utente può essere accompagnato in tante fasi, dalla scoperta all'apprezzamento, dal riconoscimento a livello territoriale, e quindi avvicinarsi ancora di più a te. Si può accompagnare l'utente in tutte queste fasi, ma per farlo bisogna avere un budget ben chiaro, prestabilito per esempio ogni 3 mesi, su quale abbinare le attività di Facebook, se no stai perdendo tempo. Chi non te lo dice mente sapendo di mentire, perché mettere lì 50 euro al mese così giusto per provare, per raggiungere qualche numero in più, lo stai facendo per te stesso, per mostrarti che anche la tua attività funziona, perché non è quello fare un'attività che funziona bene in ottica di business su Facebook. Grazie di essere arrivato fin qui, fammi sapere cosa ne pensi del video, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video con il digital marketing del vino.